Benvenuti su Ultim'ora Gossip TV. Prima di iniziare, ti invitiamo ad iscriverti al nostro canale e di attivare le notifiche per essere costantemente aggiornato con noi. Un gesto semplice ma per noi importante. Grazie. La famiglia reale britannica è nuovamente sotto i riflettori, questa volta per la tragica perdita di Thomas Kingston, il marito 45enne di Lady Gabriella Windsor. Lady Gabriella è la figlia dei cugini della regina Elisabetta, il principe e la principessa Michael di Kent. Thomas, un membro affettuosamente accettato nella famiglia reale, ha scambiato i voti matrimoniali con Lady Gabriella nel 2019 in una cerimonia incantevole nella cappella di San Giorgio a Windsor con la partecipazione della sovrana. La notizia improvvisa della sua prematura scomparsa ha gettato la famiglia reale nello sconforto. Il palazzo ha emesso un comunicato di cordoglio a nome di Re Carlo e della regina Camilla, evidenziando il loro sostegno a Lady Gabriella. Attualmente lei è la 57esima in linea di successione al trono e alla famiglia Kingston. Thomas Kingston è stato scoperto senza vita nella sua dimora la sera della domenica. Nonostante l'arrivo rapido dell'ambulanza, richiamata subito dopo, i soccorritori non sono riusciti a preservare la sua vita. Pur essendo in corso un'indagine per stabilire le cause del decesso, al momento non si sospetta nulla di lusco. La divulgazione del suo decesso è avvenuta solamente ieri. Se vuoi esprimere la tua opinione, lascia un like e faccelo sapere nei commenti. Iscriviti al canale e attiva la campanella.